Allora, l'obiettivo di oggi è quello di parlare di Java Stream. Che cosa sono gli stream? Allora, erano nella lezione asincrona, ma riprendiamo gli elementi principali, poi vediamo gli esempi, come al solito in queste lezioni diciamo, sincrone e interattive. Uno stream è una sequenza di elementi, dove elemento può essere inteso nel senso più lato, da oggetti più o meno complessi, anche tipi primitivi, che fluiscono attraverso una serie di fasi o stazioni, passaggi, chiamateli come volete. Ovviamente c'è un sorgente, una sorgente, da cui vengono pescati questi elementi, o che genera questi elementi. Dipende un po' dal tipo di sorgente. Ci sono una serie di operazioni intermedie. Eccolo, ho aperto la chat. Successivamente, dopo queste varie fasi ci sarà una parte finale. Le caratteristiche fondamentali sono che gli stream sono stati costruiti per andare a permettere di scrivere in maniera molto semplificata e relativamente efficiente elaborazioni che prevedono tanti passaggi uno dopo l'altro. Se utilizziamo le collezioni, noi cosa dobbiamo fare? Immaginiamo di leggere da un file, cosa che vedremo poi a breve come fare. Prendiamo i dati che stanno in un file, mettiamo dentro una lista. Dalla lista andiamo a riempire una mappa. Poi elaboriamo gli elementi che stanno nella mappa, ne togliamo alcuni, fondiamo altri, mettiamo dentro un'ulteriore mappa. Poi scambiamo il valore con la chiave li stampiamo andando a formattare in qualche modo, abbiamo passaggi da una struttura dati all'altra, quindi da una collezione all'altra, che prevedono ovviamente delle iterazioni, delle scansioni di queste collezioni, che possono essere anche complicate da scrivere. Qual è l'idea base, le idee base che sono dietro a questa libreria di stream? Allora, innanzitutto non c'è esplicitamente l'iterazione. Okay. Essendo un flusso di elementi, l'idea è che ogni passaggio viene eseguito su tutti gli elementi. Quindi l'iterazione, se volete, è implicita. Avendo uno stream, man mano che gli stream passano, immaginate una catena di montaggio in cui in ogni posizione c'è qualcuno che fa un'attività particolare. Okay. C'è chi avvita, chi tira una martellata, chi pennella, ecco. Ognuno lo fa su ciascuno elemento, senza dover esplicitamente andare a dire che deve farlo su tutto. Okay. È ovvio, è implicito. L'altro aspetto è quello di pipelining, ovvero gli elementi sono messi come in una tubatura, uno dopo l'altro, quindi mentre faccio un'attività su un certo elemento, l'elemento precedente è già passato alla fase successiva che lo sta elaborando. Quindi potenzialmente io posso andare ad elaborare tanti elementi in parallelo in fasi diverse. E poi c'è l'aspetto, diciamo, implementativo un po' più di dettaglio che è quella che si chiama la lazy evaluation, ovvero il fatto che la valutazione, quindi le varie fasi di elaborazione, non vengono fatte in maniera appena definite, ma vengono fatte quando e soltanto se è necessario. Quindi immaginate una fase che scarta degli elementi che arrivano in base a qualche criterio. La fase successiva che, non so, li formatta e li stampa, ecco, la stampa viene fatta soltanto sugli elementi che non sono stati scartati, nel momento in cui questi arrivano.
Se per ipotesi tutti gli elementi vengono scartati, la fase successiva non viene mai fatta. Quindi è una modalità, se volete, in pool, in cui l'ultimo passaggio chiede a quello precedente l'elemento, il quale lo chiede a quello precedente, e via di questo passo finché si arriva alla sorgente che genera l'elemento. Per cui, dall'altro punto di vista, se io ho bisogno di un unico elemento, la sorgente me ne darà soltanto uno. Ok? Quindi l'idea è lavorare tutti, ma molto meno, soltanto quando è necessario. Quindi gli elementi sono elaborati a partire da una sorgente con tante fasi intermedie e poi finalmente c'è un elemento terminale che li consuma. Queste fasi, ma anche la generazione dell'elemento terminale, sfruttano pesantemente le interfacce funzionali, per cui lambda e method reference verranno utilizzati in maniera estesa. Per cui, piccolo riepilogo su le interfacce funzionali. Abbiamo detto, interfacce funzionali sono interfacce che hanno un unico metodo funzionale, che tendenzialmente non dipende da attributi. Esistono una serie di interfacce funzionali predefinite che, diciamo, esauriscono il 99% dei casi che si trovano nel package Java Util Function, e le principali sono queste. Quindi qui vi ho riportato tutte le interfacce e il relativo metodo. Quindi l'interfaccia function ha un metodo che si chiama apply, che riceve un tipo T e produce un tipo R. La by function, anch'essa è un metodo apply, che riceve un tipo T, un tipo U e produce un tipo R. Il binary operator è simile alla by function, ma chiamandosi operatore, l'idea è che sia i parametri che il valore di ritorno sono dello stesso tipo, come pure il binary operator, che è uguale a una funzione, però l'idea è che il tipo di ritorno e il tipo del parametro sono uguali. Abbiamo una interfaccia che si chiama predicate, che restituisce un valore booleano a partire da un valore di tipo T, un consumer che sostanzialmente riceve dei valori e basta. Quindi ovviamente il consumer potrebbe essere un qualcosa che sta in fondo nella catena della nostra stream. Abbiamo un by consumer che riceve due elementi, e poi abbiamo l'interfaccia supplier che ha invece un metodo get senza parametri e che restituisce un elemento T. Ovviamente il supplier va benissimo se lo immaginiamo nella fase iniziale. Perché utilizziamo tutte queste funzioni, queste interfacce funzionali? Perché sostanzialmente l'idea è che la sorgente di uno stream è una struttura, di solito un metodo, generico. Quindi dobbiamo stare noi a dirgli che cosa generare, dove andare a prendere i dati. Quindi i vari passaggi intermedi, anche questi sono sostanzialmente generali. Per cui se un passaggio intermedio deve prendere un elemento, fare qualche operazione e restituire un elemento modificato, come facciamo a dire che particolare operazione vogliamo fare? Beh, andremo a mettere una function. La function dice nello specifico che cosa dobbiamo fare. Oltre a queste funzioni che vedete qui, queste interfacce funzionali, ci sono tutta una serie di varianti che restituiscono o accettano dei tipi primitivi. Per cui abbiamo to un certo tipo function, oppure tipo 1, to tipo 2 function,
tipo supplier, tipo consumer, tipo predicate. Quindi sono le varianti dove normalmente quei tipi sono intero, long, double e boolean. Quindi sono varianti sostanzialmente di queste interfacce, di queste interfacce funzionali precedenti. Il nome è leggermente modificato, ma sostanzialmente funziona allo stesso modo. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo affrontato il tema dei generics, a cosa servono queste interfacce funzionali. Quando dobbiamo andare a fare boxing e unboxing, il risultato normalmente è che abbiamo un overhead in termini di tempo e di memoria occupata. Per cui, se vogliamo ridurre l'overhead, possiamo utilizzare le varianti delle nostre interfacce funzionali che siano in grado di gestire direttamente i tipi primitivi, invece di andare a impacchettarli dentro un tipo wrapper. Gli stream, anche loro, ci sono nella variante generica, quindi con un tipo T, o meglio E, viene chiamato elemento, il tipo degli elementi dello stream, oppure ci sono le varianti di stream personalizzate per gli interi, per i long, per i double, eccetera. Come facciamo a generare degli elementi? Le operazioni sorgente, quelle più semplici, sono quelle che vanno a pescare gli elementi di uno stream da un contenitore, che può essere una collezione oppure un array. Quindi abbiamo un metodo stream, metodo statico stream nella classe arrays, che prende tutti gli elementi di un array e genera uno stream. Abbiamo il metodo di default nell'interfaccia collection, vuol dire che quel metodo lì è automaticamente ereditato da tutte le sottointerfacce, che di nuovo restituisce uno stream che contiene tutti gli elementi che fanno parte della collezione. Quindi quel metodo lì viene ereditato dalle liste, dai set, dalle code. Quindi su tutti quelli io posso chiamare il metodo stream e automaticamente ho il mio oggetto stream. Infine esiste un metodo statico della classe stream che si chiama of, che riceve come parametro una sequenza di valori, e questa sequenza di valori viene messa come elementi dello stream. Essendo un tipo di parametri, un numero di variabile di parametri, quindi t puntini puntini puntini, io lì posso passare sia a, b, c, d, eccetera, sia un array. Okay? Se ricordate, quando ho un numero variabile di parametri, i puntini puntini sono praticamente implementati all'interno del metodo esattamente come fosse un parametro stream, un parametro di tipo array. Dall'esterno io posso passare tanti parametri uno dopo l'altro, oppure passare direttamente un array, e quindi tutti gli elementi dell'array vengono passati direttamente al nostro metodo. Come facciamo a generare gli elementi? Lo possiamo fare in questo modo. Ci sono altri metodi, ma iniziamo a vedere questi. Come facciamo a consumare i nostri elementi? Beh, queste sono, diciamo, quelle, le operazioni terminali più semplici. Find any vuol dire trovami un qualunque elemento dello stream. Il primo che capita. Vuol dire che se io ho
uno stream generato a partire da una collezione, lì dentro ci andrà a finire un elemento della collezione. Non posso sapere, non posso essere sicuro che sia il primo, ma è un elemento della collezione. Attenzione, l'implementazione è fissa, ma non so come è fatta, quindi non è che mi prende a caso di volta in volta un elemento del nostro array o della nostra collezione. Tendenzialmente, se lo ripeto tante volte, probabilmente mi restituirà sempre lo stesso valore. Però non mi dice nulla, non mi dà nessuna garanzia su quale sia. Find first invece mi dice voglio il primo elemento. Quindi se ho una lista è come fare get di 0. Minimo e massimo prendono tutti gli elementi e restituiscono il minimo o il massimo. Normalmente qui passo anche un comparatore che mi dice come fare il confronto, quindi come capire qual è il più grande e il più piccolo. Count mi restituisce il numero di elementi e for each è un metodo a cui passo un consumer, quindi un'implementazione di un'interfaccia funzionale che riceve gli elementi e per ogni elemento fa qualche operazione, ad esempio li stampa. Allora, domanda, se stream of funziona con array, a cosa serve arrays.stream? È un modo alternativo, quindi i due metodi sostanzialmente sono molto simili. È un po' di ridondanza. Molto spesso abbiamo la possibilità di fare la stessa operazione in più modi diversi. Per cui, vediamo il tutto su un esempio di codice. Allora, vi ho creato questo package che si chiama tipo Litopio Stream, creo una nuova classe, esempio stream base con un main. Stream integer SI uguale stream of 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Mentre lo scrivevo, Eclipse, vedete, mi ha automaticamente aggiunto questo import java util stream, e qui ho elencato semplicemente una serie di elementi che vengono a far parte del mio stream. Questo mi crea lo stream, ok? Finché non aggiungo allo stream un'operazione terminale, lo stream è lì fermo. Non consuma nessun dato. A questo punto, int primo uguale SI punto find first. Find first, lo vediamo qui, non possiamo assegnarlo direttamente all'intero perché ci restituisce un optional. Secondo voi perché ci restituisce un optional?
Potrebbe essere vuoto, esattamente. Ovviamente in questo caso non è vero, ma in generale non sappiamo quanti elementi ha uno string. Potrebbe non averne nessuno. Quindi se lo stream è vuoto, il nostro optional sarà vuoto. Quindi qui, punto, get. In modo da estrarre l'integer che poi viene spacchettato nell'intero. Out println. Qui se eseguo ovviamente ho 1. Quindi l'ordine con cui vado a mettere gli elementi qua dentro è lo stesso ordine con cui il mio stream andrà a generare gli elementi. Okay. E essendo lazy, il find first chiede il primo elemento, immaginate le varie fasi, find first messo in catena dopo questo, diciamo, generatore di stream, chiede al generatore dammi un elemento, appena ce l'ha, a posto, non ne chiede più altri. Attenzione che una volta che lo stream è stato utilizzato, quello che succede se provo a riutilizzarlo di nuovo è che mi viene segnalato un illegal state exception, stream has already been operated upon or closed. Quindi sostanzialmente l'operazione terminale find first chiede un elemento, è il primo elemento, quindi non ha più bisogno di altri, chiude lo stream. Anche se potenzialmente nello stream c'erano altri elementi. Quindi lo stream si usa una volta sola. Okay? Quindi questo non lo posso fare perché lo stream chiuso. Se vogliamo rifarlo, devo andare a generare di nuovo uno stream identico al primo, quindi ho copiato e incollato quello che c'era prima. A questo punto, su questo nuovo stream, quindi stream of mi crea un nuovo stream, posso andare a fare un'altra operazione. Ad esempio, posso fare se, i punto for each. E vado a prendere il numero n e lo faccio diventare, ad esempio, lo stampo. System out println. Ho messo una lambda. Avrei potuto mettere in maniera analoga un system out, quindi l'oggetto println. Non tutte e due perché ovviamente il primo esaurisce lo stream. Okay. Sono la stessa cosa. O meglio, sono quasi la stessa cosa, nel senso che il method reference mi genera una specie di lambda che non è proprio uguale a questa, ma scusate, println, ho dimenticato di mettere la n qua dentro, perché altrimenti non stampa nulla. Ne metto soltanto uno dei due, ma sappiate che in generale posso scrivere in un modo oppure nell'altro. Quindi se a questo punto vado ad eseguire questo codice, ottengo tutti i miei numeri, quelli che avevo messo dentro lo string. Okay.
Non ho commentato questo secondo, altrimenti avrei avuto un'altra eccezione, quindi un errore runtime. In generale io posso andare a verificare se uno stream è chiuso o no prima di fare delle operazioni, però normalmente io qui ve l'ho spezzato lo stream, ma molto spesso vado a scrivere gli stream come una sequenza di operazioni concatenate. Vedete che io qui faccio SI punto, quindi quello che avrei potuto scrivere in generale era SI stream of punto, vi metto questo sotto così, for each println, che ovviamente ci stampa la stessa cosa un'altra volta, perché è esattamente identico all'altro. Quindi una particolare caratteristica degli stream è che io posso andare a concatenare una chiamata dopo l'altra e qui in mezzo ho tutta una serie di operazioni intermedie. Non le abbiamo ancora viste, meglio, magari l'avete vista nella lezione asincrona, ma non abbiamo ancora parlato oggi e tra un attimo li vediamo. Domanda su chat, quindi n è come se incamerasse tutti gli elementi dello stream. Allora, non esattamente. Questo metodo, perché alla fine la lambda è un metodo, viene chiamato passandogli come parametro n tutti i metodi uno dopo l'altro. Scusate, tutti gli elementi dello stream uno dopo l'altro. For each mi nasconde all'interno un ciclo, per cui per ciascun elemento dello stream chiama quel metodo e passagli il valore dell'elemento. Abbiamo visto questi metodi di generazione, in realtà ce ne sono altri che permettono di andare a generare così, in maniera automatica degli elementi. Come vengono generati non lo sappiamo, nel senso che dipende un po' dal tipo di stream. Allora, domanda in chat, quando eseguo mi dà Java util stream? Probabilmente ho commesso qualche errore nello scrivere il codice perché stampa uno stream e non un, un elemento. L'altra domanda è, io posso concatenare i metodi perché ogni metodo restituisce this, esattamente, un po' come nell'esempio che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi, a parte il for each, che essendo un elemento terminale non restituisce nulla, ma of restituisce this. E tutte le operazioni intermedie, di cui parleremo tra un attimo, restituiscono this, che è l'oggetto stesso. Quindi io posso fare un scusate, stream integer, mettiamo double, qui cambiamo un po', punto generate, e qui vado a mettere un oggetto di tipo supplier, che posso implementare velocemente come una lambda, che sostanzialmente non ha parametri d'ingresso, ma mi restituisce
ad esempio math.random. Moltiplichiamo per 100, così abbiamo numeri tra 0 e 100. Punto, e gli mettiamo lo stesso forice che c'è qua. Un doppio punto. Da un errore che però non capisco cosa è dovuto. Ok, scusate, la parametrizzazione così non gli piaceva. È implicitamente uno stream di double, perché random restituisce un double e quindi mi fa tutta la conversione. Quindi, quando ho questo stream, ho sostanzialmente uno stream con due elementi, il generatore e la sorgente e l'elemento terminale, che in questo caso è un forice. Quindi il forice cosa fa? Finché lo stream contiene degli elementi, gliene chiede uno, il prossimo, lo stampa, gli chiede il prossimo e lo stampa, chiede il prossimo e lo stampa. La sorgente, che è data da questo generate, che cosa fa? Ogni volta che gli viene chiesto un elemento, genera un numero casuale e lo restituisce. Quindi sostanzialmente questa è una sorgente infinita di numeri casuali. Se lo eseguiamo, che cosa succede? Continua a generare numeri casuali e a stamparli. Ok, se generassimo invece di numeri casuali dei caratteri a caso, dei colori a caso, ne mettessimo tanti, abbiamo lo sfondo di Matrix. Ok, bel giochino, ma ovviamente se stiamo qui a aspettare che finisca, diventiamo tutti vecchi. Ok, quindi lo stoppo, perché questa cosa qua, finché non ci staccano la corrente, va avanti. A cosa servono generatori infiniti? Beh, servono perché in alcuni casi io non so a priori quanti elementi voglio, ma diciamo che li voglio generare tranquillamente. Per cui, quando ho un generatore fatto così, probabilmente avrò un qualcosa che a un certo punto blocca, quindi un'operazione intermedia che mi blocca il numero di elementi che prendo. Per cui se ho un find any, mi prende un elemento qualunque. Se ho un for each, continua a leggerli. Se ho minimo e massimo, anche lì non si ferma, perché il prossimo elemento potrebbe essere più grande o più piccolo di quello che finora ho trovato, come minimo o massimo. Quindi operazioni terminali tendenzialmente continuano a prendere dei numeri, tranne le prime due, che prendono il primo o un elemento qualunque. Esistono tante operazioni intermedie, per cui ad esempio c'è un'operazione che si chiama limit, che riceve un numero che è il numero di elementi da richiedere. Quindi limit sostanzialmente riceve richieste da chi sta a valle, quindi il for each continua a chiedergli dei numeri,
Lui ne prende uno, due, tre, quattro, al quinto e dice stop. È finito. Almeno io chiudo qua. E quindi di conseguenza non chiederà il quinto numero ancora a monte al generatore. Okay? Per cui se vado ad eseguire questo metodo, scusate, questo esempio, vedete che vado a generare quattro numeri casuali e poi mi fermo. Oltre a Generate ci sono altri, c'è un altro generatore che si chiama Iterate, che vi metto qui sotto come esempio. Iterate funziona in questo modo, parte con un seme, un valore iniziale, e poi calcola l'elemento successivo a partire dall'elemento precedente. Allora, domanda in chat, è limit a far fermare il metodo for each? Sì, è limit che sostanzialmente tiene il conteggio degli elementi, a un certo punto chiude lo stream. Domanda, quindi parlando di lazy evaluation, le operazioni sono di fatto eseguite al contrario, dall'ultima verso la sorgente. Sì, esattamente. È il for each che comanda, quindi è un'operazione detta in modalità pull. Qui il for each inizia con il ciclo e va a chiedere gli elementi precedenti. In effetti, finché io non ho un'operazione terminale, quello che ottengo è uno stream fermo. Se volete, ho una dichiarazione della struttura dello stream, quindi dove pesco i dati, che operazioni intermedie faccio e basta. Finché non ho l'operazione terminale che chiede elementi, ne può chiedere finché ce ne sono nel caso del for each, ne può chiedere uno nel caso del find first, lo stream è lì fermo e non fa nessuna operazione. Quindi non è che inizia a calcolare gli elementi. No, gli elementi vengono calcolati in base a una modalità pull, quindi è l'operatore terminale che chiede, tira gli elementi a partire dalla sorgente. Altra domanda, è un'impressione che gli stream sono pesanti? Tendenzialmente gli stream sono pesanti perché hanno tutta una struttura interna nascosta. Quindi in termini di prestazioni rispetto a un uso, diciamo così, immediato di cicli, sono un po' più costosi. Il vantaggio è che, adesso questi sono degli esempi molto molto semplici, vedremo che esempi molto più complicati, la complicazione dell'utilizzare direttamente le collezioni è molto molto superiore a quella di utilizzare degli string. Ecco, vi stavo dicendo parlando dell'iterate, quindi non è generate ma iterate, parto da uno stream, da un valore iniziale che è, uno, e sostanzialmente vado a prendere n, che è l'elemento precedente, e restituisco ad esempio n per 2. E quindi in questo caso ogni elemento è uguale a quello precedente moltiplicato per 2. Quindi 1, 2, 4, 8, 16.
Ovviamente io qui ho moltiplicato per 2, ma potrei moltiplicare per un numero casuale, ad esempio. Quindi ci sono vari modi di farlo. Questo, quindi il primo parametro dell'iterate è il valore, quindi il primo elemento dello stream. Il secondo è una funzione, in realtà è un operatore unario, nel senso che il valore in input, il parametro, è uguale al valore restituito, perché tutti gli elementi devono essere uguali, ovviamente. E quindi quello è un operatore unario, quindi funzione che ha lo stesso parametro, lo stesso tipo di parametro e il tipo di ritorno. A questo punto, una breve panoramica su quelli che sono le operazioni intermedie. Filter, limit, skip, sorted, distinct e map. Okay. Queste sono operazioni intermedie che ovviamente possono essere concatenate una dopo l'altra, quindi posso fare un limit, poi fare un filter che mi scarta gli elementi, fare uno skip che, ovviamente lo skip è un po' il contrario del limit, nel senso che il limit mi prende i primi n numeri, lo skip me ne salta un certo numero, posso fare un sorted che mi ordina gli elementi, posso fare un distinct, e posso fare un map. Ecco, il map è un'operazione un po' più complicata che prende un elemento di un certo tipo in ingresso e ne produce un altro che potenzialmente può essere di un altro tipo in uscita. Quindi prende un intero e mi genera una stringa, prende una stringa e mi genera un intero, prende un intero e mi genera una persona. Okay? Quindi l'operazione di map è un'operazione molto molto complicata. Mentre le altre sono relativamente semplici, la map è quella un pochettino più complicata. Domanda in chat, per utilizzare degli int invece degli integer dovrei utilizzare un'altra classe? Sì, volendo utilizzare degli int invece degli oggetti integer dovrei utilizzare un int stream. Che ovviamente è da importare. Vedete, lo scrivo esattamente nello stesso modo, solo che i valori che sono passati qua dentro sono degli int e non degli integer, scusate. Ovviamente potrebbe essere int, long, double, e abbiamo le varie varianti di string primitivi. Se voi andate a calcolare il tempo necessario per questa operazione o per questa operazione, c'è un po' di differenza. Infatti, questa è la usato un generate, non un iterate, ma se utilizzo un instream ci impiego circa 24 nanosecondi per elemento e con l'altro ci impiego circa 30. Ovviamente questo è su un particolare processore, quindi potrebbero essere, i numeri che fate sul vostro PC potrebbero essere leggermente diversi. Quindi sostanzialmente la differenza sono circa 6 nanosecondi che servono per il boxing e per l'unboxing. E sull'iterate di nuovo avremo una cosa analoga. Torniamo alle nostre operazioni intermedie, di cui
iniziamo a parlare tra 10 minuti dopo una breve pausa. Allora, facciamo qualche altro esempio, questa volta a partire da stringhe, non da numeri interi. Come la volta scorsa, vado a prendere il testo di una canzone, lo spezzetto in corrispondenza di spazi a capi, punti, virgole, apici. Quindi ho lo stream of parole che posso andare a stampare. System out. Print. Print non mi mette la capo tra una parola e l'altra, quindi il risultato di questa cosa è sostanzialmente tutte le parole una dopo l'altra. Allora, operazioni intermedie. Abbiamo visto che c'è un limit che mi riduce il numero di elementi che posso andare a leggere. Un altro si chiama filter. Filter sostanzialmente permette di andare a prendere soltanto parole che hanno alcune caratteristiche. Parole, elementi in generale, parole in questo caso, in questo esempio specifico. Per cui ho la mia parola e vado a dire che prendo soltanto parole, ad esempio qui la lunghezza è maggiore di 5. Metto un println così le stampiamo sulle righe. Quindi creo uno string di parole filtrate in modo che la lunghezza della parola sia maggiore di 5 e poi ciascuna di esse la stampo. Risultato, metto qua di lato, sono tutte le parole con lunghezza maggiore di 5. Dove? Topolino compare un buon numero di volte. Altra operazione intermedia, nel senso che trasforma lo stream, è quella che si chiama distinct. Che sostanzialmente lascia passare e scarta, se volete, i duplicati. In questo caso, vedete che ne ho un po' di meno perché tante di quelle parole molto lunghe, oltre i 5 caratteri, erano ripetute. Domanda in chat, perché le lettere vengono stampate? Perché i file che io ho memorizzato sono in formato UTF-8, quindi dovreste... Se io vado a prendere la... il file che io ho chiamato lyrics...
Vede che io ho le lettere accentate correttamente perché questo file, se io faccio un clic destro e vado nelle proprietà, questo file è indicato come UTF-8. Ok, quindi UTF-8 va bene. Se io questo lo metto come invece che UTF-8, 88591, che è probabilmente quello che avete voi su Windows, vede che il risultato è un qualcosa che non va bene. Quindi perché sostanzialmente ne avevamo parlato quando avevamo discusso di encoding, se io interpreto la lettera accentata che è in Unicode riportata con 2 byte, utilizzando l'ISO 8859 che è a singolo byte, ecco che mi ritrovo dei valori che non hanno niente a che fare. Quindi se vado ad eseguire il codice, vedete che me lo trovo sbagliato. Se lo imposto invece questo file esplicitamente a UTF-8, lo vedo correttamente nell'editor e quindi anche poi in fase di compilazione il carattere viene interpretato correttamente. Quindi rieseguo velocemente, quindi l'idea è che a questo punto, avendo messo un distinct, ottengo i valori separati. Come faccio a fare questa stessa cosa utilizzando delle collezioni? Potrei andare a dire for string p in parole, if p.length è maggiore di 5, devo avere un set stringhe, parole uniche, new hash set, vado a importare, e faccio unique.addDP. E poi for string p in uniche system out println p. In realtà c'è una piccola differenza, quindi non è un hash set, ma è un linked hash set in modo da mantenere le parole nello stesso ordine di partenza. Okay, perché nello stream l'ordine è quello. Quindi sostanzialmente a questo punto dovrei avere praticamente lo stesso risultato 2 volte. Quindi da qui a qui e quelle precedenti. La leggibilità di questa espressione con lo stream rispetto a questa è già abbastanza diversa.
Altra espressione, scusate, altra operazione intermedia è l'operazione di sorted, che sostanzialmente ordina gli elementi in base a cosa? Se non dico nulla, in base ovviamente all'ordinamento naturale, quindi ordinamento alfabetico. Quindi in questo caso vedete che ho queste ordinate in ordine alfabetico. Ovviamente l'A maiuscola e l'S maiuscola vengono prima della B, che è minuscola. Okay, le maiuscole vengono prima delle minuscole. Se volessi fare la stessa cosa qui sotto, invece di un link dash set, potrei utilizzare un preset. In modo da mantenerli ordinati. Che qui sostanzialmente le due serie praticamente con le stesse parole. Un'altra cosa che possiamo fare è andare ad esempio a utilizzare l'operazione map. Map che cosa fa? Prende un elemento in ingresso e ne produce un altro in uscita. I due elementi possono essere dello stesso tipo, ma potrebbero essere anche di tipo diverso. Per cui immaginiamo nel caso più semplice, elemento di ingresso e elemento di uscita siano dello stesso tipo. Possiamo ad esempio andare a trasformare in maiuscolo tutte le parole che arrivano. Quindi ho una parola e faccio un P to uppercase. Adesso vi commento quel codice sotto così abbiamo la stampa una volta sola. Quindi in questo caso ho gli elementi prima messi in maiuscolo e poi ordinati. Ovviamente se io avessi ordinato prima di mettere in tutto in maiuscolo avrei avuto un ordinamento diverso. L'ordinamento può anche essere fatto in altro modo, quindi potrei avere un comparator.comparing int string length. E quindi faccio una comparazione in base agli interi e gli interi li estraggo dalle stringhe utilizzando la funzione length. Ordino praticamente per lunghezza delle parole. E quindi vedete che ho la parola più lunga in fondo. Quelle precedenti ovviamente sono ordinate nell'ordine in cui comparivano nello stream originale. Quindi potrei fare un then comparing comparator.naturalorder. Quindi in questo caso, vedete, le parole sono a pari lunghezza, sono ordinate in ordine alfabetico.
quelle di pari lunghezza sono ordinate in ordine alfabetico e le altre, ovviamente, l'ordinamento principale è per lunghezza. C'è una domanda sulle espressioni regolari. Per il momento fate un atto di fede, funzionano. La settimana prossima vedremo qualcosa in più su come funzionano effettivamente, quindi vedrete la luce dopo aver parlato di espressioni regolari. Ovviamente io ve l'ho scritto così utilizzando i factory method di comparator, ma lì potremmo scrivere un comparatore in qualunque modo. Ok, benissimo. Quindi il map permette di fare un ordinamento sulla base, scusate, il map permette di fare una trasformazione e l'ordinamento viene fatto sulla base del comparatore. A questo punto, visto che comunque le parole sono eliminate, cioè i duplicati sono eliminati, tolgo questo filter iniziale sulle parole con lunghezza maggiore di 5 e rieseguendo il tutto ottengo tutte le parole ordinate per lunghezza e successivamente per ordinamento alfabetico. Se volessi avere le parole ordinate per lunghezza inversa, quindi prendo il confronto tra le lunghezze, poi lo inverto. E poi dopodiché vado a confrontare in base all'ordinamento naturale delle stringhe. Quindi, vedete, in questo caso il primo è quello più lungo e poi quelli successivi sono di nuovo ordinati in ordine alfabetico crescente. Okay, quindi l'idea è, ho i miei elementi, li posso filtrare, diciamo che il filtraggio tramite filter è raffinato, il filtraggio tramite distinct è, diciamo così, univoco, molto semplice. Volendo potrei andare a riscrivere la filter in modo da andare a escludere gli elementi. Però, essendo così frequente la necessità di andare a scartare gli elementi duplicati, esiste questa parola chiave distinct. Vi faccio notare che distinct, come pure sorted, sono parole che ritrovate probabilmente anche in SQL. Non esattamente sorted, non lo trovate esattamente uguale in SQL, distinct sicuramente sì. Gli stream non vi permettono di fare operazioni di join, però.
se non in maniera un po' più complicata. Però non hanno un operatore di join. I metodi che vediamo ora sono tutti metodi che prendono, al limite scartano, degli elementi. Non abbiamo, nelle operazioni intermedie, almeno quelle che sono mostrate qui, se riusciamo a vedere, eccole qua, delle operazioni che vanno ad aggregare, se non le operazioni terminali di min, max, eccetera, dove quelle però vanno a scartare un unico elemento. Non combinano tra loro degli elementi. Se vogliamo andare a combinare, scusatemi, degli elementi, dobbiamo utilizzare queste due operazioni terminali, che sono l'operazione di reduce e l'operazione di collect. Reduce combina gli elementi 2 a 2 tramite un binary operator, mentre invece collect prende gli elementi e li mette all'interno di un elemento diverso. Allora, domanda in chat, come funziona map se il tipo di ritorno non è T? Allora, lo vediamo velocemente. Allora, qui se teniamo questa questa operazione, io qui posso andare ad esempio a fare un'altra map che prende la parola e restituisce p.length. Quindi invece di andare a mettere, di andare a stampare poi le parole, andiamo a stampare la lunghezza di queste parole. Quindi il risultato qui è sostanzialmente passare da, scusate, da string a integer. Quindi prima avevo una mappa di string, il risultato di questa map è uno stream di integer. Quindi stream di string per tutte, questo map restituisce uno stream di string. Scusate, prende uno stream di string e restituisce uno stream di integer. Come fa a capire che sono integer? Beh, sostanzialmente l'int restituisce un int e integer è il wrapper corrispondente. E quindi al solito meccanismo di inferenza dei tipi. Quindi, se vado a eseguire questo, vedete che il risultato è di avere 9, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, eccetera. Ovviamente possiamo fare queste operazioni di mapping ripetute, per cui ad esempio posso fare un map che prende il numero n e va ad esempio a fare un string s uguale a int i uguale a 0, i minore di n, più più i s più uguale a asterisco che return s.
sostanzialmente vado a concatenare tanti asterischi quanto è la lunghezza. Faccio una specie di istogramma. Vedete, qui ho 9 asterischi, 8, 7, eccetera, 6, e vedi questo passo. Quindi passo da una stringa. È da una mappa, è da una string di stringhe a uno string di integer e di nuovo con questo passo uno string, a uno stream di stringhe nuovamente. Quando cambio il tipo, l'operazione di map mi passa da una stringa a un altro oggetto, quindi un wrapper in quel caso. Se volessi andare a estrarre uno stream non di oggetti, wrapper, ma bensì di tipi primitivi, posso fare un map to int questo caso diventa lo stream da, gli elementi da stringa a int. A questo punto, avendo però uno stream di integer, qui l'operazione di map mi fa passare da un int a un int. Okay? Essendo qui uno stream di tipi primitivi, l'operazione di map mi aspetta che mi faccia passare da un tipo primitivo a un tipo primitivo. E quindi qui dovrei fare un map to object. OBJ. Quindi prende l'intero e me lo mappa, tipo primitivo, e me lo mappa su un oggetto. Il tipo dell'oggetto lo desume dal tipo del valore di ritorno. In tutte queste operazioni c'è una serie di inferenze di tipo che è relativamente complicato. Okay. Allora, stavamo dicendo che queste operazioni che abbiamo visto mappano da un elemento all'altro, eventualmente ne scartano, non fanno un'operazione di aggregazione. L'operazione di aggregazione la fanno queste due operazioni terminali che si chiamano reduce e collect. Reduce sostanzialmente parte da un elemento iniziale, un valore iniziale, e poi applica questo operatore binario all'elemento di partenza o l'ultimo o il valore calcolato e il prossimo elemento che arriva. Quindi calcola un valore intermedio, quel valore intermedio verrà poi ripassato all'operatore binario che lo combinerà con quello successivo. Per cui, scusatemi,
Immaginiamo di voler andare a concatenare le stringhe del nostro stream. Lo scrivo qua sotto così è meno pasticciato. Quindi ho il mio string di parole. Non faccio operazioni, faccio magari un limit così limitiamo il numero di parole e non mettiamo tutto il testo e poi faccio un'operazione di reduce. L'operazione di reduce cosa fa? Parte da un elemento iniziale e poi c'è un operatore binario che quindi prende il risultato temporaneo, il prossimo elemento e va a combinarli in qualche modo andando a calcolare il prossimo risultato temporaneo. Quindi R più spazio più E. Ovviamente un punto e virgola in fondo. Il risultato che cosa sarà? Reduce da uno stream di stringhe mi restituisce una stringa. Perché la reduce non mi restituisce una stringa e non un optional come ad esempio il max di prima? Perché sostanzialmente c'è un elemento di partenza. Quindi se lo stream fosse vuoto verrebbe restituito comunque questo elemento di partenza. Quindi string concatenazione uguale e posso ovviamente andare a stampare il risultato. Questo concatena le prime 15 parole del nostro stream di parole. Quindi parte dalla stringa vuota, concatena spazio e prima parola. Spazio e prima parola, eccetera. Quindi l'idea è e ve lo faccio vedere con una slide. Immaginiamo di avere uno stream di interi e di avere una reduce che parte dal primo carattere, scusate, dal primo valore iniziale che è 0 e calcola al massimo tra il valore precedente, 0 alla prima iterazione, e il prossimo elemento dello stream. Se noi abbiamo uno stream di elementi che viene avanti, dove 4 è il primo elemento, come funziona? Il primo elemento, che viene chiamato elemento di identità, viene combinato con il primo elemento dello stream tramite la funzione di max. Il risultato ovviamente tra 0 e 4, il massimo è 4. Dopodiché, risultato è 4, combino il risultato col prossimo elemento, di nuovo tramite max, e ottengo 4. A questo punto, ho risultato 4, lo combino col prossimo elemento, che è 6, tramite max, e il risultato stavolta è 6. Poi combino 6 con 3, che è il prossimo elemento, e ottengo 6. E
via di questo passo. Nell'esempio precedente il nostro elemento di identità era la stringa vuota e la funzione di diciamo, riduzione, di combinazione, era quello che concatenava il risultato precedente con uno spazio e il nuovo elemento. Quindi l'idea è che 2 a 2 il nostro reduce consuma il risultato più un prossimo elemento. Lo possiamo fare con i numeri, lo possiamo fare con le stringhe, come abbiamo visto prima. Okay? Quindi alla prima iterazione, nel nostro caso specifico, torniamo qua, alla prima iterazione R è sostanzialmente il valore di identità. Poi qui potete fare tutte le migliorie del caso, per cui se R inizialmente è vuoto non concatenate lo spazio, eccetera, eccetera. Quindi non sto a perdere tempo in questi dettagli. Okay. Esiste una versione di Reduce che non ha il primo elemento. Questo però richiede che ci siano almeno due elementi nel nostro stream, altrimenti non riesce a calcolare la sintesi. In realtà almeno uno, se ce n'è uno, la sintesi è il primo elemento, se ce ne sono due è la combinazione dei due. In quel caso ovviamente Reduce deve restituire un optional, perché se lo stream è vuoto non sa cosa restituire. Se invece c'è il doppio apice, ci restituisce. Per cui, ad esempio, se io voglio andare a calcolare il numero totale di caratteri delle parole che sono comprese nella nostra canzone, posso dire int n uguale a stream delle parole, vado a prendere la lunghezza di tutte queste parole, quindi faccio un map da parola in parola.lunghezza, scusate, l'ho scritto come lambda, ma avrei potuto scriverlo anche come eventualmente come un metodo reference, punto reduce 0. Ho il risultato intermedio, il prossimo elemento, e vado sostanzialmente a restituire R più E. Un risultato parziale, chiamatelo come volete, però l'idea è che inizialmente il risultato parziale è lo 0 e poi man mano vado a sommare la nuova lunghezza. Per cui se vado a stampare il risultato, ho n. Ovviamente fare una somma utilizzando l'operatore di reduce è un po' esagerato, per cui questa cosa potrei anche scriverla facendo un map to int, dopodiché quando io ho uno stream di int ho alcune operazioni terminali in più che non ho a disposizione sugli stream generici. Una di queste è ovviamente sum. Ce l'ho anche ovviamente la somma sui double, sui long. Quindi in questo caso, di nuovo, il risultato dovrebbe essere lo stesso.
Quindi in un primo caso io ho un contatore inizializzato a zero e ogni volta lo incremento con la lunghezza delle prossime parole. In questo caso ho una funzione che mi prende e mi fa la somma di tutti gli elementi interi. Ovviamente sum funziona se io ho uno stream di interi, di int, anzi, scusate. Avrei potuto mettere double, avrei potuto mettere long, okay? Non cambia molto. Il principio è sempre quello. Okay? Come qui concateno all'interno di una stringa unica le varie stringhe che arrivano, qui concateno all'interno di uno stesso contatore le lunghezze delle varie parole che arrivano. Qual è il vantaggio di utilizzare un reduce? È che ho la possibilità di andare a dire che le operazioni possono essere svolte in parallelo. Con quel metodo che si chiama parallel. Parallel dice che tutto quanto segue può essere eseguito in parallelo. Sostanzialmente parallel prende, viene applicato a uno stream e restituisce uno stream parallelo. E cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, se io ho uno stream, posso andare a spezzarlo in due e andare a fare in parallelo le operazioni di reduce, siano somme, siano concatenazioni, eccetera. Potenzialmente, in quanti stream vado a spezzare il mio stream di partenza? Beh, in tanti quanti sono i core, le CPU disponibili sulla mia macchina. Quindi, potenzialmente, questa operazione è n volte 4, 8, 12, 16, 32, quello che è, volte più veloce dell'operazione di base. Sottolineo potenzialmente, perché se le operazioni sono così semplici come concatenazione o somma, costa molto di più andare a sincronizzare thread separati che effettivamente fare le operazioni in un unico thread. Perché, attenzione, devo essere sicuro di suddividere il mio thread nella maniera corretta. E questo è relativamente facile, comunque perdo del tempo. Dopodiché, ogni flusso parallelo andrà a prendere il suo sottostream e andrà a fare le somme. Il punto è, come faccio poi a mettere insieme i risultati? Devo essere sicuro che sottostream abbia finito di fare le somme, quindi un'alternativa del reduce, abbia finito di fare tutte le somme prima di metterlo assieme all'altro, quindi mi metto in attesa. E ovviamente i dati che vengono trattati devono essere trattati in maniera completamente separata. Quindi il risultato è che tutta questa operazione di sincronizzazione, di verifica, di non interferenza tra questi esecuzioni parallele, costa spesso più del guadagno che ottengo a svolgere queste operazioni in parallelo. Per cui, quando parleremo di thread, vedremo un po' meglio quali sono queste problematiche.
L'idea è che, attenzione, perché la sincronizzazione è necessaria, perché altrimenti il risultato è di avere un pasticcio incredibile, in cui ho più flussi paralleli che scrivono contemporaneamente sullo stesso area di memoria, con risultati ovviamente imprevedibili, e sono costose perché comunque richiedono del tempo. Voi potete provare a eseguire il vostro codice su più, usando più thread, quindi in parallelo, e vedere se effettivamente il risultato migliora o no. Molto spesso per operazioni banali come queste che abbiamo appena visto, il risultato peggiora. Ok. Qui in aula, in prima fila, diciamo le file più basse, vedo 4 persone, e se io dessi un foglietto a ciascuna di queste 4 persone con un numero che devono elaborare, passare alla persona dietro, che poi lo elabora, lo passa dietro, e magari fanno la somma, il risultato probabilmente è molto più lento piuttosto che avessi chiesto a uno di voi di fare la somma di 4 numeri. Ok? Anche perché il passaggio richiede una sincronizzazione, nel senso che uno allunga la mano, l'altro deve farlo contemporaneamente. E io non posso togliere il foglio prima che l'altro abbia finito di scrivere. Okay? Sto banalizzando molto, ma per indicarvi il fatto che senza una sincronizzazione non funziona, la sincronizzazione costa. Quindi potenzialmente il nostro parallel fa sfracelli, in realtà in pratica è raro che ci dia delle grosse, dei grossi miglioramenti delle prestazioni. Domanda in chat, la JVM sa quante CPU sono disponibili? La JVM sa quante CPU sono disponibili, e per cui normalmente quando facciamo un parallel crea tanti flussi paralleli quanti sono le CPU su cui state disponibili sulla vostra macchina. L'altra operazione insomma, di sintesi è quella di collect. Collect, allora, ha tante varianti. Domanda, parallel si applica solo a reduce e collect? Tendenzialmente sì. Può applicarsi anche a distinct in alcune particolari condizioni, ma tendenzialmente più che altro si applica a queste operazioni di raccolta. Il collect cosa fa? Raccoglie, è pensato per andare a raccogliere gli elementi di uno stream all'interno di, diciamo, un contenitore. Okay. Molto spesso il contenitore è un oggetto, un contenitore di collection, però in generale possiamo anche andare a farlo su altri tipi di contenitori. L'esempio che vi faccio vedere qua è una classe che ha un unico attributo intero n. Il metodo collect cosa richiede? Richiede un supplier, ovvero un oggetto funzionale che crei questo accumulatore, un metodo di accumulazione, quindi come faccio a inserire il nuovo elemento all'interno del mio accumulatore, e un'operazione di combinazione, ovvero come faccio a prendere due accumulatori e combinarli assieme. Ovviamente quest'ultimo serve soltanto nel caso in cui io abbia più flussi paralleli di esecuzione, in cui in ogni flusso parallelo ho un accumulatore di separato e poi li devo mettere assieme. Quindi il combinatore funziona, viene utilizzato soltanto in caso di stream paralleli. Gli altri due invece vengono utilizzati sempre. Domanda, secondo voi perché lì io passo non un oggetto di tipo hack, ma bensì un metodo che restituisce un oggetto di tipo hack?
Arc due punti new è sostanzialmente una lambda che quando chiamata restituisce un nuovo oggetto di tipo arc. Ha tutto a che fare con l'idea della lazy evaluation, ovvero l'oggetto di tipo arc viene creato soltanto nel momento in cui effettivamente ne ho bisogno. Quindi non vado a dare l'oggetto e dico vai, tieni l'oggetto, accumula qua dentro. No, vado a dire questo è il metodo che puoi chiamare nel momento in cui hai bisogno dell'oggetto di accumulazione. Ovviamente questo crea un livello di indirezione in più. Però l'idea è ritardo, faccio tutto in maniera più pigra possibile. Quindi non creo quell'oggetto finché effettivamente non ho bisogno. E quindi non posso chiedere l'oggetto, chiedo un metodo che è in grado di generarlo. Il combiner lo devo fornire anche nel caso in cui lo stream non sia parallelo, perché ovviamente il metodo non può sapere se lo stream è parallelo o meno. Okay? È un flag che viene settato nello stream, per cui il metodo collect non può sapere che metodi ci sono stati prima. Per cui lì dentro devo comunque passare un combiner, anche se non verrà mai utilizzato. Quindi il risultato di utilizzare questa operazione è schematizzato questo. Sostanzialmente ho i miei soliti numeri, stream di numeri, la prima operazione che faccio è andare a chiamare quel supplier che mi crea l'accumulatore. Una volta creato, vado a chiamare il metodo, la funzione di accumulazione, che sostanzialmente somma dentro l'attributo n il prossimo elemento. Dopodiché vado a prendere il prossimo elemento e passo a quell'elemento assieme all'oggetto di accumulazione in modo che questo possa essere sommato e via di questo passo andando a incrementare tutti i miei numeri. Quindi l'accumulatore, che è il secondo parametro, viene chiamato tante volte, il supplier viene chiamato una volta sola all'inizio per creare questo oggetto di accumulazione. Dopodiché eventualmente vado a chiamare il combiner, se io avessi altri oggetti di accumulazione provenienti da altri stream paralleli, li combino tramite il combiner e ottengo il risultato. Per complicarci ulteriormente la vita, il metodo collect prevede un ulteriore parametro, che però è opzionale, che si chiama il finisher, che prende il risultato finale e lo finalizza. È come fosse un'operazione di map. Ok, prende l'oggetto in cui ho accumulato e me lo trasforma. Per cui, non so, potrebbe essere un qualcosa che prende l'attributo n che stava nel nostro accumulatore e ci restituisce soltanto quell'intero lì, invece di restituirci tutto l'oggetto di accumulazione. Piccola sintesi delle operazioni che abbiamo visto, sia quelle intermedie che quelle finali. Ci sono operazioni che sono, diciamo così, stateless, ovvero non hanno bisogno di alcuna memorizzazione o stato intermedio. Map prende un elemento, ne produce un altro. Non ha bisogno di sapere cosa è successo prima. Non ha bisogno di sapere la storia. Filter anche.
E poi ci sono gli elementi, scusate, le operazioni di tipo stateful, ovvero che hanno bisogno di uno stato. Immaginate anche soltanto il limit. Il limit ha bisogno di sapere quanti elementi ci sono, quindi deve avere uno stato. Ho già passato 1, 2, 3, 5 elementi. Lo stato può essere molto limitato oppure può essere grande. Per cui spesso si distingue tra operazioni bounded, stateful bounded e unbounded. Un'operazione bounded è un'operazione che ha una certa quantità di memoria che serve per memorizzare lo stato e quella memoria lì è fissa. Quindi il limit è un contatore. Okay? Che il mio stream abbia 5, 100, 5 milioni, 5 miliardi di elementi, la quantità di memoria del limite è sempre quella. E poi ci sono operazioni unbounded, dove la quantità di memoria non è limitata a priori. Immaginate il distinct. Il distinct ha bisogno di un set in cui aggiunge gli elementi. La dimensione di quel set quant'è? Beh, dipende quanti valori unici ci sono, sono presenti nel mio stream. Non è noto a priori e potenzialmente potrebbe essere molto grande, diciamo, proporzionale al numero di elementi del mio stream. La grossa differenza tra le operazioni di reduce e le operazioni di collect è proprio quella. L'operazione di reduce è tipicamente bounded. Okay? La memoria è il risultato parziale. Quando io invece ho un'operazione di collect, ecco, la memoria è un qualcosa che potrebbe essere molto complesso. Nell'esempio che vi ho fatto vedere prima era sostanzialmente una classe unica, quindi in quel caso lì era un collect bounded. In generale potrei avere, non so, una lista in cui metto tutti gli elementi. A quel punto è ovvio che il risultato è unbounded, nel senso che dipende dal numero di elementi del mio stream. Ora, normalmente io non vado a scrivere le collect in questo modo, se non in casi molto molto rari. Normalmente, quando voglio fare un'operazione di collect, quello che faccio è di andare a utilizzare una serie di collettori predefiniti. I collettori si trovano dentro una classe che si chiama collectors, che sta in Java, dentro il package java.util.stream, e sostanzialmente fanno queste operazioni. Counting, max o min, by. Allora, questi sono sostanzialmente uguali alle operazioni terminali. Ok? Tali e quali. Voi direte, cosa serve utilizzare un collettore? Beh, in alcuni casi, quando il collettore è annidato dentro un altro collettore, potrebbe essere utile utilizzarlo. Ma ovviamente, se io voglio sapere il numero di elementi, non vado a fare un collettore e counting. Uso l'operazione terminale count e basta. Okay? Per cui, se andiamo qui, la somma del numero di parole io la posso fare prendendo questo qui sostanzialmente. Con il collettore standard, invece di fare un reduce faccio collect e qui metto collectors
counting. Ovviamente il risultato qui è un long, perché il counting ha come risultato sempre un long, quindi diciamo che possiamo andare a scriverlo così, ma sostanzialmente non cambia nulla, quindi questo è uguale come risultato a quello di prima. Quindi il modo in cui utilizzo i miei collettori predefiniti è collectors punto e il nome della funzione che costruisce il collettore. In realtà per farlo uguale identico non devo andare a contare, ma devo andare a sum in non long ma int. Qui ho bisogno di una funzione che mi converta in intero, quindi in realtà la scrittura è così. Int. Qui ovviamente non è più un long come nel caso precedente, ma un int dovrebbe essere. Mi manca una tonda. Scusate, avevo dimenticato di chiudere la tonda del collect. Quindi è un collect collectors. Passo ovviamente una funzione che estrae l'intero e questo la uso per andare a combinare i valori e calcolare la somma. Quindi questo dobbiamo verificare di non aver scritto le cose sbagliate. Vedete che anche in questo caso, terzo modo, mi stampa sempre lo stesso risultato. Il metodo summingInt, come il metodo counting che abbiamo visto prima, sostanzialmente restituiscono un oggetto di classe che implementa l'interfaccia collector. L'interfaccia collector ha tanti metodi, che sono i metodi che abbiamo visto prima, più un altro paio di metodi più specifici. Quindi è un oggetto unico che sostanzialmente mi fornisce il supplier, l'accumulator, il finisher, scusate, il finisher, il combiner e il finisher eventualmente, e mi combina sostanzialmente gli elementi dello stream secondo questa regola. I collettori che di solito vengono utilizzati più frequentemente sono quelli che permettono di andare a accumulare dentro un oggetto della classe collection. Quindi
to list, to set, to collection, joining, che in realtà fa la concatenazione di stringhe, che è l'esempio che abbiamo visto prima fatto con il reduce. Per cui il risultato è: io posso andare a elaborare una serie di parole, quindi vado a prendervi l'esempio di prima, in cui avevamo le parole distinte in maiuscolo e ordinate. Queste le posso andare a mettere in un collect e qui metto collectors.toList. E qui il risultato ovviamente è una lista di stringhe. Parole. E infine posso fare un system out println parole. Okay. Vado a mettere il risultato di questa elaborazione dentro una lista e poi la lista la posso utilizzare come voglio. Quindi. Il risultato è questo che abbiamo già visto prima con tutte le parole ordinate, dove la parola più lunga è macellaio. Per cui posso ovviamente combinare i vari operatori intermedi per andare a fare delle elaborazioni e poi fare un'operazione di collect per andare a prendere i risultati e metterli dentro un contenitore. Il metodo toList non mi fa controllare il tipo di lista che viene utilizzata. Okay? Se io voglio utilizzare una lista di un certo tipo, quindi un array list, una linked list, devo utilizzare invece di toList, toCollection, a cui passo un supplier che viene chiamato per costruire la lista. E altrimenti il tipo di lista viene scelto automaticamente dalla implementazione di toList. Ultimo tipo di collettori, quelli predefiniti, sono quelli i collettori che raggruppano, ovvero dei collettori che vanno a costruirci delle mappe. Mentre il toList prende gli elementi e li butta tutti dentro una lista, il grouping by che cosa fa? Prende gli elementi e in base a un parametro che si chiama il classificatore, estrae questa chiave dagli elementi e poi usa questa chiave per aggiungere gli elementi all'interno di una mappa. Per cui, ad esempio, se volessimo andare a raggruppare le parole della nostra canzone in base alla lunghezza, potremmo andare a costruire una mappa in cui la chiave è la lunghezza
e il valore è la lista delle parole che hanno quella lunghezza. Per cui, riprendendo sostanzialmente questo codice qui che avevamo già scritto prima, non vado a costruire nessuna operazione nuova, prendo sostanzialmente quello che avevamo già scritto prima, prende le parole, elimina i duplicati, li converte in maiuscolo, le ordina, ma l'ordinamento tutto sommato è poco utile, nel senso che tanto li vado a mettere dentro una mappa, e qui vado a fare un collect, collectors.groupingby, e qui posso mettere la funzione di classificazione, ovvero la funzione che va a prendere la chiave che utilizzo per andare a inserire i miei elementi dentro la mappa. E la funzione di classificazione potrebbe essere la funzione che prende la parola e mi va a fare un p. Il risultato sarà una mappa in cui la chiave è inferita da questa espressione. Okay? Questo è un int e quindi sarà una mappa di integer e il valore è sostanzialmente una lista i cui elementi sono uguali agli elementi dello stream. E quindi sarà una mappa di integer, perché length è un int, e string, perché il nostro stream era fatto di string, di parole. Questa è per lunghezza. Scusate, non di string, ma bensì list di string. Perché ovviamente potremmo avere più elementi all'interno della stessa con lo stesso indice. Allora, qui c'è un problema di inferenza di tipi. Forse non ho, ecco, scusate, non ho importato map, quindi non riesce a farmi. Okay. Non avendo importato map, non riuscivo a farmi la conversione dei tipi. Quindi il risultato è che mi crea una mappa integer che è presa come lunghezza e la lista di stringhe. A questo punto system out println, posso stampare la mia mappa per lunghezza e quello che ottengo è vedete qua 1 ho le parole e l 2 un in si al 3 est per 2 eccetera, quindi ho tutte le mie chiavi che corrispondono alle diverse lunghezze e le liste delle diverse parole con quella lunghezza. Ora, usando queste operazioni intermedie e questi collettori riesco a fare buona parte di tutte le elaborazioni che sono necessarie all'interno di i vari programmi per andare a calcolare delle statistiche, per andare a aggregare i dati e a memorizzarli, trasformarli, eccetera.
Non vi ho menzionato, ma ha un funzionamento sostanzialmente analogo, la partition by, in cui sostanzialmente la chiave è un valore booleano. Okay. È poco diverso rispetto alla grouping by. L'idea è che divido in due gruppi. Quindi non ho una grossa differenza rispetto al nostro partition by. Scusate, rispetto al grouping by. Ovviamente io posso andare a costruirmi dei collettori specifici, quindi usando i parametri della collect oppure utilizzando diciamo, un costruttore di collettori per alcuni casi particolari, ma diciamo che nel 95% dei casi questi metodi sono più che sufficienti. In realtà la grouping by non ha un'unica variante, quella che abbiamo visto, ma ha diverse varianti. Quindi, ad esempio, invece di avere una mappa che corrisponde alla chiave e una lista di elementi del nostro stream, potrebbe mappare la chiave su un altro tipo di elemento. E quel tipo di elemento potrebbe essere costruito a sua volta da un collettore. Quindi potrei avere un grouping by che mi fa corrispondere una chiave al risultato di un'altra grouping by, la quale mi fa corrispondere una chiave al risultato di una toSet o un counting o un qualunque altro collettore. Quindi il risultato è che io posso andare a costruire delle strutture dati sostanzialmente basate su delle mappe, come elemento fondamentale, con diversi livelli di personalizzazione. C'è molto su cui meditare, a questo punto direi che per oggi chiudiamo qua, lunedì vedremo qualche esempio in più. Attenzione, informazione organizzativa, lunedì nella prima parte della lezione ci sarà, nella prima ora e mezza, grosso modo, ci sarà la soluzione del laboratorio di questa settimana. Okay? E nella successiva ora e mezza vedremo esempi di uso delle collezioni. Questo sostanzialmente per lasciarvi più tempo poi mercoledì per svolgere il laboratorio sugli stream. Come avete capito, sono un argomento abbastanza pesante e quindi almeno in 3 ore avete modo di approfondire meglio e di avere soprattutto il supporto necessario. Non vi pubblico lezioni asincrone, perché lunedì comunque vedremo esercizi su questo, quindi la lezione su questa sincrona c'è già. Noi ci vediamo lunedì.